Sull'agroalimentare la Toscana non è una regione competitiva sulla quantità, ma con le sue 89 denominazioni IGP, 51 solo nel vino, è senz'altro sul podio della competitività per qualità dei prodotti. È quindi molto interessata al tema della trasparenza e tracciabilità a tutela delle eccellenze del Made in Italy, titolo del convegno organizzato dalla Camera di Commercio alla presenza di circa 300 studenti delle scuole superiori fiorentine con orientamento agrario-alberghiero. L'economia sommersa in Toscana genera un valore di 11,3 miliardi di euro, pari al 9,3% del PIL regionale, meno comunque della media nazionale che ha un'incidenza sul PIL dell'11,3%. I dati sono del 2019, gli ultimi disponibili per la Toscana. In generale, a livello nazionale, l'Istat fotografa una economia non osservata, sommersa più illegale, in aumento dopo la flessione registrata durante la pandemia. Il fenomeno del caporalato è presente in tutta Italia, anche se in misura minore nelle regioni del centro, dove sono 82 le zone caratterizzate da questa piaga contro le 123 al sud e le 129 al nord. Le agromafie, i dati nazionali sono del 2019, fatturano 24,5 miliardi l'anno, il 10% di tutto il PIL criminale italiano. Cosa fare? A livello locale la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione delle forze dell'ordine le sue banche dati e offre anche un sistema telematico per individuare, tramite ad esempio la foto di una targa, eventuali movimenti sospetti. Quanto alle politiche nazionali, dal 2023 verranno introdotte norme più restrittive. Nella prossima programmazione europea, nella prossima PAC 23-27, è stata inserita tra gli elementi l'elemento della condizionalità sociale, cioè noi non potremo erogare contributi di carattere europeo se l'azienda non avrà il requisito della regolarità e della trasparenza anche sul fronte delle assunzioni e della manodopera.